Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di DSA e qualità auditiva. Lo faremo insieme al dottor Carlo Perissinotto, che ancora una volta è in collegamento con noi da Treviso. Buonasera dottore, è veramente un piacere rivederla. Buonasera e benvenuti a questa chiacchierata. Allora, dottor Perissinotto, DSA e qualità auditiva. Di che cosa ci parla oggi? Allora, DSA sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Molto spesso si parla di dislessia, ed è la cosa più conosciuta, più diffusa, ed è l'elemento principale che interviene. Però, altre volte bisogna tener conto che ci può essere anche un problema di udito. Quindi, qualità uditiva non intendiamo dire che questi bambini sono sordi, assolutamente, ma che questi bambini sentono troppo o sentono distorto. Quindi il sentire troppo o distorto porta ad avere dei problemi che vanno ad aggravare quelli che sono i DSA, cioè i disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi, dottor Perissinotto, nel caso in cui un genitore si accorge, quindi si chiede, il mio figlio ha iniziato a parlare in ritardo rispetto ai coetanei, questo potrebbe dipendere quindi da un problema alla qualità auditiva? Allora, assolutamente sì. Qualità auditiva non si intende quello che noi sentiamo, cioè la quantità, ma la qualità. In questa slide vedete un Odeon virtuale. L'Odeon è una costruzione destinata a gare musicali. Deve avere una certa forma, come deve avere una certa forma il nostro padiglione uditivo, e deve avere una certa qualità il nostro udito. Quindi non basta sentire forte, bisogna sentire bene e giusto. Quindi che differenza c'è fra la visione e l'udito? La visione, io uso il senso della vista e posso rileggere molte volte. Nell'udito, quando io ascolto, non posso tornare a rileggere, ovvero a riascoltare. Quando sono in classe, la maestra sta spiegando, io non posso chiederle di ripetere, il che non vuol dire che sono sordo, ma vuol dire che ho un rumore di fondo che mi disturba. Cos'è il rumore di fondo? Sono i miei compagni di classe che stanno parlando, per quanto poco c'è sempre un brusio in classe. Quindi se ho una qualità uditiva che non è perfetta, non riesco a separare quello che dice il professore da quello che dicono i miei compagni, cioè quel chiacchiericcio che c'è sempre sotto. Questo che cosa comporta? Comporta che io mescolo le due cose, cioè immaginate di avere due palline di pongo di due colori diversi che voi li mescolate. Dopo tre o quattro mescolate è impossibile separare i due colori. Questo è quello che succede a un bambino disacusico, cioè la parola dis vuol dire alterato, o iperacusico. Quindi è il sento o sento bene? Allora, i vecchi, gli anziani sentono poco e male. I bambini invece molto spesso sentono distorto e troppo. Quindi un bambino che ha iniziato a parlare in ritardo rispetto ai coetanei, perché ha iniziato a parlare in ritardo rispetto ai coetanei? Perché non sente bene, non è un problema di fonazione. Quindi non è la soluzione un trattamento logopedico, ma è un trattamento della qualità uditiva. Poi non ascolta volentieri i racconti, perché dopo un pochettino va in confusione, non segue il filo del discorso e non rimane attento a chi parla. Quindi pretendere che un ragazzino così a scuola stia attento è pretendere l'impossibile. Vuole la TV o la musica con volume basso. Parla a voce bassa in genere ed è stonato. Ha dolore di tipo uditivo. Cosa vuol dire? Con certi suoni o con volumi alti. Sono i bambini che non sopportano i petardi, non sopportano le festine con i coetanei, non sopportano il fratellino che piange, non sopportano l'aspirapolvere, tutta una serie di cose del genere. Questo viene interpretato come un disagio di tipo psicologico. No, è un disagio di tipo fisico che poi si può tramutare in un disagio di tipo psicologico. Quando ascolta dà l'impressione di non capire o dice di non capire e ha difficoltà nei dettati. Il non capire non è un problema di intelligenza, come si dice, non ci arriva, ma è un problema che come se io stessi ascoltando della musica e mi mandano un rumore disturbante insieme alla musica, non la percepisco bene.
Poi un bambino che fa errori tipo fonologico scambia le lettere e quindi ha problemi nei dettati. Inverte le lettere nelle parole, ha difetti di pronuncia, qualche volta, molto raramente, può avere anche balbuzie. Ha un'eccessiva difficoltà ad apprendere la lingua straniera, perché la lingua straniera, come vedremo nelle slide successive, usa delle frequenze diverse dalle nostre. Se io ho già problemi nella mia lingua, quando mi introduco una lingua straniera, questi problemi diventano moltiplicati per 5 per 10. Fa fatica a comprendere la H, gli accenti e gli apostrofi. In ambienti affollati è infastidito dal rumore, quindi non va volentieri ai centri commerciali e evita le festine dei compagni. E soprattutto è molto lento a fare i compiti, perché ogni minimo rumore lo distrae da quello che sta facendo. Se una maestra va fuori in passeggiata con 20 bambini e passa un motorino, due si tappano le orecchie. Perché due si tappano le orecchie e 18 no? Perché quei due sono iperacusici, cioè sentono troppo, quindi rifuggiranno da tutte quelle situazioni in cui c'è un rumore eccessivo. Questo rumore eccessivo può essere anche la classe, per cui rifuggono dalle spiegazioni, però non se ne rendono conto, perché loro sono sempre vissuti in questa condizione. Ecco, qua ho schematizzato come noi ascoltiamo. Quando parliamo, ascoltiamo noi stessi e gli altri dall'orecchio destro, mandiamo le informazioni alle aree uditive a sinistra e l'orecchio sinistro dovrebbe essere quello che ci dice da dove vengono i suoni. Negli animali loro tengono un orecchio fermo e ne muovono un altro. Quello che è fermo è il che cosa sto ascoltando. Quello che muovo è il da dove viene quello che ascolto. Quindi immaginate che noi nella nostra testa abbiamo tanti ufficetti, ognuno di questi è deputato alla ricezione e alla regolazione delle frequenze. Quindi se io vedo un vocale che fa ba ba ba, ma uditivamente sento da da da, il mio cervello fa un'interpolazione e interpreta ga ga ga. Ora voi capite se durante una spiegazione in classe avviene una cosa del genere, il bambino va, come si suol dire, poveretto nel pallone. Idem succede se deve ascoltare una favola troppo lunga o un discorso troppo lungo di un adulto. Come si rimedia a questo? Facendo l'IT, l'Audio Integration Training, che non è una ginnastica, ma è un apprendimento, cioè si insegna al cervello quello che lui non ha imparato prima, perché prima c'era questo filtro disturbante che non gli permetteva di imparare bene la lingua, e sono principalmente i bambini che hanno incominciato a parlare in ritardo. Quindi voi vedete sopra si viene fatto un audiogramma valutando 11 frequenze e si vedono degli alti e bassi, come vedete in alto a destra, e è come se il bambino percorresse la sua giornata uditiva in una strada piena di buche. Cosa fa il bambino? Si stanca e la evita, quindi evita di usare quel senso che non lo aiuta nella comprensione delle cose o che addirittura lo disturba. Il nostro compito è quello di riportare questa strada piena di buche a una condizione più agevole, come vedete nella figura sotto. Allora, voi qui vedete delle frequenze. In alto a sinistra c'è la lingua francese, poi la tedesca, la spagnola, l'inglese degli inglesi, l'inglese dei nordamericani. La terza figura a destra riguarda le lingue slave. Allora, più è ampio questo spettro grigio, più è la mia possibilità di imparare bene le lingue. L'italiano ha uno spettro molto stretto, sostanzialmente fra i 2 e i 4.000 Hz. Questo è il motivo perché noi facciamo fatica a imparare la lingua straniera, è il motivo per cui gli slavi che vengono da noi o che vanno in altri paesi imparano velocemente le lingue, perché loro hanno una gamma di frequenze che comprende tutte le altre, noi abbiamo la gamma di frequenze più piccola. Quindi al di là dei rumori, un audio integration training favorisce alcune cose: 1, la comprensione a scuola; 2, l'apprendimento delle lingue straniere; 3, influenza moltissimo il comportamento del bambino, comportamento che spesso viene definito carattere. No, il carattere è una cosa che il bambino ha e non è facilmente modificabile, i comportamenti sì. Quindi c'è un libro scritto da dottor Berard che si chiama Udito uguale comportamento, e questo libro qui spiega molto chiaramente come quando noi rimettiamo a posto la
qualità uditiva, non la quantità. Spesso questi bambini cambiano, fra virgolette, carattere. In realtà non stanno cambiando carattere, quello rimane immutato, ma cambiano comportamento, cioè diventano bambini più sociali, bambini più aperti e bambini che interagiscono meglio con i compagni. Voi vedete che nella riquadro verde ci sono le frequenze fra 2 e i 4000, che sono le frequenze delle nostre lettere, ma vedete a destra il TH, la F inglese, poi a sinistra c'è la J, la G. Quanto più io ho problemi nella mia lingua, tanto più avrò problemi poi a comprendere anche le frequenze che sono a lato della mia lingua. Questo si spiega perché facendo una rieducazione uditiva si ottengono molti miglioramenti anche nell'apprendimento delle lingue straniere, non solo una facilitazione in italiano durante la scuola. Allora, dispersione del suono. Voi vedete in alto a sinistra un quadratino verde nel cubo, quello è più o meno, cioè da 1 a 3 cm cubi, il volume del nostro padiglione auricolare. Poi c'è un metro cubo, poi c'è una stanza. Sotto è scritto: un suono di uguale potenza in una stanza di 5x5 si disperde 54 miliardi di volte di più che nel nostro orecchio. Cosa vuol dire questo? Vietati assolutamente gli auricolari. Succede qualche volta che noi andiamo per strada, c'è un ragazzino che ha gli auricolari e noi siamo in grado di ascoltare quello che ascolta lui. Allora noi ci troviamo in una situazione in cui lui sta mandando una potenza grandissima in uno spazio molto piccolo di qualche centimetro cubo. Questo è devastante per l'orecchio, o meglio per il cervello. Mentre se la stessa potenza la usi in una stanza, cioè 100 decibel mandati in una stanza, non creano nessun problema. Se io quei 100 decibel li mando attraverso delle cuffiette in un orecchio, questi mi creano una devastazione. Quindi una delle prime cose quando si fa questa rieducazione uditiva è accertarsi che dopo i bambini non usino più le cuffiette e soprattutto che non le usino a volume alto, perché come io posso riprogrammare il cervello in maniera favorevole e positiva se faccio un uso sconsiderato di cuffiette o cose del genere? Lo sprogrammo in maniera negativa. Quindi, riassumendo, rumore di fondo non isolabile a scuola, rumore normale avvertito come fortissimo, l'esempio che vi ho fatto della maestra che va fuori in passeggiata con 20 bambini e solo 2 si tappano le orecchie. Sembro sordo ma non lo sono, cioè non riesco a seguire bene quando mi parlano e posso tornare normale. Questa è la cosa bella, cioè posso riprogrammare quelle aree cerebrali attraverso questa che non è una ginnastica timpanica, ma è un apprendimento. Quindi, cosa significa avere informazioni discordanti? È come voi andaste in una bicicletta che ha una ruota quadrata e 2 rotonde, o sono tutte quadrate o sono tutte rotonde. Cioè, questo significa che le orecchie non possono ricevere informazioni non solo diverse, ma soprattutto anche a livelli differenti. Si tratta di pareggiarle, cioè di regolare i due volumi oltre la qualità. Il problema grave è che questi bambini non verranno mai a chiederci aiuto perché non sanno che la loro è una condizione patologica, ma per loro questa è una condizione normale. Quindi un bambino non ti verrà mai a chiedere: migliorami la mia qualità uditiva. Non esiste questo. Dobbiamo accorgercene noi facendo un'anamnesi accurata e poi un'audiometria mirata. Ecco, altra cosa è la lingua. Molto spesso bisogna rieducare la lingua. Rieducare la lingua che si fa attraverso un elettromiografo di superficie che insegna al bambino come usarla. Ecco, altra cosa è il frenulo corto. Se c'è il frenulo corto ci possono essere problemi di fonazione, di deglutizione e un sacco di cose digestivi. Quindi anche questa è una cosa molto importante e va sempre legata alla qualità uditiva. Certe volte sono bambini che hanno difetti di pronuncia, altre volte non hanno difetti di pronuncia ma hanno difetti di movimento. Voi vedete come in alto a sinistra un frenulo corto, in alto a destra è stato allungato. Quindi quel bambino con il frenulo corto aveva gli occhi strabici, quando gli ho allungato il frenulo gli occhi sono migliorati. Quindi voi vedete l'importanza della lingua. Allora, se io metto insieme
un problema di tipo visivo con un problema di tipo uditivo, metto questo bambino in uno stato confusionale enorme. Allora un bambino può avere anche 200 di quoziente intellettivo, ma per quanto voi siate intelligenti, se io vi metto una musica assordante nelle orecchie e un velo davanti agli occhi, voi non siete in grado né di disegnare, né di scrivere, né di seguire. Quindi non è un problema, come dicevo, di intelligenza, ma un problema di informazioni in entrata che mi arrivino corrette. Quindi questa diapositiva vi fa vedere come noi dobbiamo intendere non l'occhio e l'orecchio, ma come un macro organo che sono perennemente collegati e si inviano l'un l'altro informazioni continuamente, a parte quando dormiamo, ma quando siamo svegli questi interagiscono continuamente. Perché interagiscono? Per salvarci la vita. Faccio un esempio. Al di là delle problematiche di tipo acustico, la comunicazione occhio-orecchio deve essere velocissima, e parliamo nell'ordine di millisecondi, cioè 10-15 millisecondi al massimo, perché se io sento una frenata e sono distratto devo essere pronto a frenare per non tamponare quello davanti. Se sento un rumore che arriva da destra e non sto guardando a destra, l'orecchio manda queste informazioni ai collicoli visivi e uditivi e questi mi dicono: gira gli occhi a destra che sta arrivando una macchina. Quindi parliamo di sensi che ci salvano la vita, non stiamo parlando di cose dove ho una prestazione migliore o peggiore a scuola, parliamo di avere la vita salva. Cioè quando noi dobbiamo frenare o un bambino deve schivare una buca o una macchina in bicicletta, il tempo di reazione è di pochi millisecondi, non è di secondi, perché se il tempo arriva a superare qualche decina di millesimi di secondo avviene l'incidente. Questo è il dottor Guy Berard, che ha sviluppato un metodo precedentemente usato da un altro otorino francese, è quello che io uso. Ecco, questo è un video che potete trovare nel mio sito dislessia.tv, ve lo andate ad ascoltare, ripeto, dislessia.tv, e vedete come avviene la riabilitazione visiva e quella uditiva. E poi potete trovare anche un sacco di testimonianze di pazienti che ho trattato, che mi aiutano. Ormai da oltre 35 anni sono la Patrizia e la Claudia, e sono non il mio braccio destro e sinistro, ma sono i miei due bracci destri, senza di loro non farei niente. Quindi le soluzioni ci sono, non ci resta altro che adottarle. Non si tratta di soluzioni chimiche attraverso medicinali, si tratta comunque di soluzioni mediche, vengono somministrate informazioni, non vengono somministrate i medicinali. Ovviamente anche questo è un medicinale, però sotto forma di informazioni. Quindi questo è il mio sito. Se voi volete andare nella pagina contatti, potete contattarmi via mail, oppure potete anche scaricarvi dei moduli da compilare che poi scansionate e mi consultate gratuitamente online. Con questo io ho finito la mia relazione, vi ringrazio. Dottore, siamo noi che ringraziamo lei, perché ascoltarla è sempre un piacere. Lei ci porta delle informazioni che poi sono frutto di studio e di tanto lavoro da parte sua, che sono veramente utili, e lo fa con una sensibilità incredibile. Grazie dottore, a presto. Grazie a voi, buona giornata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.